racconto autobiografico, per immagini, per raccontarvi la mia esperienza, come forse il titolo vi ha fatto capire, avventure o disavventure di un immigrato digitale. Ho teso all'inseguimento costante di qualcosa che mi sfugge, di una entità, la familiarità con gli strumenti informatici, con le nuove prospettive, i nuovi scenari e soprattutto i nuovi riflessi cognitivi che questa immersione, che adesso poi ragioneremo su chi sia nativo o immigrato digitale, sia da un punto di vista di quale sia il termine cronologico del prima e del dopo. Vi darò dei flash memoriali, delle date, dei dati, anche tu mi potrai aiutare in questa condivisione, spero che Francesca non mi porci considerandomi indietro rispetto alle frontiere straordinarie e promettenti che il suo modello ha intercettato, un modello che conosciamo, un modello che abbiamo incoraggiato, ma veniamo subito al dunque, senza eccesso di retorica, con qualche immagine. Dietro fuori, no. Questa pessima immagine che poi potete poi forse focalizzare meglio guardandola anche in Wikipedia o in qualche altro sito, fa vedere il primo cellulare non veicolare, il primo mobile che viene introdotto quantomeno in un mercato ristrettissimo. Voglio ricordare, le date sono importanti. Quando il cellulare si diffonde in Italia? Vediamo chi lo sa. Un anno? Ditemi un anno. Ve lo dico io. Il 1990, i mondiali di calcio del giugno del 1990 rappresentano la prima manifestazione, la prima diffusione. Pensate, il cellulare viene offerto ai giocatori in caso che avessero vinto il mondiale di calcio, un evento straordinario. Quindi immaginate che cosa, quale connotazione, quale significato, quale implicazione un oggetto di questo genere rappresenta. Vi giuro, è stato così. Poi vi darò anche le prove quando si dice nell'eventuale testo scritto che mi chiederai alla fine. Qui il classico scherzo. Bene, qui c'è a Udine questa è una delle novità, un riparatore, un mitico riparatore di cellulari che ha raccolto tutti i modelli dagli anni 70 in avanti. Nella prospettiva che voglio darvi, che io non ho mai avuto il cellulare nel 90 né nel 73, ovviamente. E poi adesso tu quando hai avuto il cellulare? Ah, un altro ieri. Un modello lievemente più evoluto è questo. C'è ancora prima la cellula. Sì, questo Nokia, adesso non so quale modello sia, le immagini non sono nitide, ma volevo solo provocarvi per dirvi che nel 1990, diciamo, scatta il mio inseguimento, un po' come nel Tour de France o nel Giro d'Italia. Io sono sempre dietro a cercare di raggiungere il plotone che si spinge in avanti, per darvi anche un inquadramento di tipo familiare se non familistico. Mio figlio arriva al cellulare ovviamente prima di me nel 1990-91. Io non sono riuscito a trovare il suo modello, ma nel testo scritto ci sarà il modello di mio figlio, naturalmente gigantesco, bombato, arcuato, non tascabile, così via. Questo è un po' l'esordio con cui ho voluto ragionare con voi, e ora vi do la motivazione del titolo, perché il direttore della biblioteca mi ha creato panico, perché io non faccio la storia delle SMS, ma citerò anche gli SMS in questo contesto.
sono preparato a questa panoramica. Ecco qui, premessa: disperato inseguimento dei nuovi modelli e trends da parte di un immigrato digitale e il suo disorientamento cognitivo e operativo. Devo dire che i miei studenti sono più dietro di me, quindi mi sento un po' a metà della salita, indietro gente che mi segue e davanti l'irraggiungibile vittoria. Motivazione del titolo, perché ho parlato di immigrati digitali. Nel 2001, per evocare questa distanza, questo gap tra due universi, l'universo dei nativi digitali, di quelli che oggi chiamiamo comunemente nativi digitali, chi l'ha detto per primo? Noi qui, il nostro gruppo è molto attento alla dimensione metalinguistica, neologica, capire chi per all'onomaturgo, che per primo non è che sia una passione, come dire, erudita, andare a vedere chi per primo ha usato una certa parola, quando l'ha usata, a che ora. Esiste anche qualcuno tra di noi, non qui tra i presenti, che a questo mito insegue l'ora esatta della prima attestazione. In realtà la prima attestazione è un falso problema, perché c'è sempre chi l'ha detto prima, ma una parola raggiunge a un certo punto la sua densità, si coagula e intercetta un'aspettativa, quindi ecco che allora quell'anno, il 90 per il cellulare, in questo caso il 2001, c'è un Pransky statunitense, tutti statunitensi, poi ovviamente di origine tutt'altra, che nel 2001 pubblica un lavoro proprio su con questo titolo. Adesso cerco di farvi vedere come appare, poi vi darò la possibilità di una sitografia. Qui c'è una traduzione non perfetta del testo, poi dagli immigrati digitali e nativi digitali alla saggezza digitale. Questo studioso per primo ha introdotto, questa è la traduzione dell'articolo di Pransky, creatore di questa metafora che distingue i due universi, sottolineando come la differenza tenda a perdere progressivamente significato, mentre sarà necessario fare riferimenti ad altri concetti, e introduce poi anche il concetto di saggezza digitale. Bene. Allora, il nativo digitale è colui che appunto fin dalla nascita si orienta ai bambini di oggi. Quale potrebbe essere la data? Quale potrebbe essere la data in cui c'è una natività digitale? È possibile che sia poco dopo il 2000, chi è nato immediatamente nei primi anni primo decennio del XXI secolo si può considerare un nativo digitale. L'altra sera eravamo a cena con un bel gruppo, il venerdì sera abbiamo l'abitudine di fare delle conferenze, e vedevo una famiglia, la famiglia dell'ospite, con la quindicenne e la ragazza di 8 anni. La mamma non si accorge della profonda differenza che c'è tra le due, perché le vede tutte come ragazze, ragazzine, contenta, ma io vedevo una differenza antropologica straordinaria, culturale, direi, non antropologica, ritiro l'antropologia, tra le due ragazzine. La quindicenne sì, a suo agio, ma anche con qualche momento anche di fuga dall'informatica, dal tablet. La ragazzina di 8 anni è sempre appresso al videogioco con il quale ha operato per tutta la serata. Comunque, ognuno di voi ha le sue esperienze, può cercare di costruire insieme con me, se magari mi fate un intervento alla fine, e su questo punto vi sarei grato per conoscere il vostro contributo, con cui parto questo episodio e mi porto avanti. Facciamo un passo così avanti, tanto per attirare l'attenzione. È uscito da poco, a cura del collega Arcangeli, dell'Università di Cagliari, molto attento a... Sì, che sicuramente anche lui, ma forse non aveva ancora scritto La storia privata della chiocciola. Ve l'aveva annunciato. Adesso vi annuncio che ecco, è uscita La storia della chiocciola, che ha lentamente conquistato il mondo e che però oggi è minacciata dal hashtag, dal Twitter. E in questo libro, di cui vi do appunto l'anteprima, c'è tutta. E
Poi la cosa interessantissima che sicuramente vi avrà detto è che l'approccio, l'interpretazione della cattura è diversa da lingua a lingua, da contesto a contesto, e non è affatto scontato che si chiami così. Anche lì le date, quando nasce la chiocciola, sarebbe stato nel 1971, qui siamo nella preistoria, agli albori. Ma vediamo questa mia vita da inseguitore. Nel 90 quindi non acquisto il cellulare, lo acquistano altri, io lo sento, lo ascolto. Nel maggio 94 la mia università finalmente si collega in internet. Io lo ricordo. Ho mandato la mia prima mail a un collega dell'Università di Pisa per provare come funzionava. Già se ne era parlato in un convegno della Società Italiana di Odontologia, eravamo già al corrente che si stavano facendo questi grandi passi. Il 1994 il dipartimento finalmente si informatizza, nasce un centro di calcolo che esisteva già prima, naturalmente, ma ecco, questa è un'altra data importante. E io arranco e con un corso matto e disperatissimo di alfabetizzazione informatica con un tecnico che mi istruisce e che io devo pagare non con fondi universitari, perché ovviamente non è possibile, un tecnico privato, io faccio dei passi avanti, apprendo, imparo e mi porto avanti e posso vantarmi di essere di utilizzare l'essenziale, essere insomma un buon patentato, so far funzionare la macchina, magari se resto per strada non riesco a ripararla, ma insomma do la sensazione di dominare il processo, perlomeno do questa sensazione. Quindi la motivazione del titolo ve l'ho data, dati importanti. Primi cellulari in Italia nei mondiali di calcio. Si è spento poco, ma non drammatizziamo, perché riusciamo sempre a fare il corso di calcio. Esattamente, sì, lo facciamo ripartire. Ma io ero appena familiarizzato con il web, come tutti voi, con internet nel 94. Entro un giorno nel consiglio di amministrazione dell'università con il mio rettore informatico, Honsel, e a un certo punto sento dire: ma sai, io ormai internet è superato, c'è il web 2.0. Nel 2004, i primi consigli di amministrazione, comincio ad ascoltare questo concetto nuovo del web 2.0, ma di che si tratterà? Non la do per vinta. Dico sì, beh, certo, io lo so. E mi documento e cerco di capire che cosa nasce un web interattivo, come tutti voi sapete, l'interazione. Ecco, il problema principale: internet da strumento statico di consultazione diventa strumento dinamico, si può costruire insieme la conoscenza. L'interattivo, la cooperazione, viene lanciata nel 2004 e diciamo che non ci sono ancora, o perlomeno sono solo ideati, i social network verranno poi di lì a poco introdotti. Tutto ciò che era stato fatto fino a quel momento sembra antiquato. Non vi risparmio il mio sito internet statico, ho anch'io un sito internet come tutti i negozi oppure gli esercizi commerciali o gli enti territoriali, ma che sito ho? Un sito di cui mi vergogno. Poi lo guarderemo, fortunatamente oggi il collegamento non c'è, un sito statico che però migliorerò nel tempo, perché so come fare, abbiamo il nostro esperto di webmaster che mi potrà aiutare in futuro. E quindi inseguo. Finalmente nel 2004 divento un utente molto diciamo familiarizzato con cellulare, lo prendo, resisto fino al 2004, fino all'ottobre del 2004. Uso gli sms persino con i figli, cose. Però appena comincio a familiarizzarmi con l'sms, ecco che l'sms fa il canto del cigno.
Il momento qual è il momento magico dell'SMS? L'aprile del 2005. Allora, le date sono importanti, le associamo ognuno di noi a degli eventi. Una volta pensavo a una canzone, a qualcosa, oggi a un evento informatico, l'innovazione. Vado, mi dirigevo a Pescara al convegno organizzato dal collega Carlo Gonzani, non mi ricordo che convegno, a un certo punto ricevo un SMS, per la prima volta l'SMS collettivo sui funerali del Papa, Wojtyła. Non andate a Roma, presidenza del Consiglio dei Ministri. E arriva in questo hall, very hall, noto, forse non mi ricordo più il modello quale sia. Ecco, quindi mi sembrava che si aprisse un'autostrada degli SMS che diventava uno strumento di comunicazione fondamentale. Non andate a Roma. Roma è assolutamente impraticabile, ci sono i funerali del collettivo, SMS collettivo. Quindi sembrava che lì fosse la strada. Spesso quando c'è un evento di questo genere, un uso straordinario di un mezzo, ci si avvicina alla sua fine, perché viene poi superato dagli altri, un po' come le macchine della Fiat. Quando c'è un grande successo, poi si prepara il successivo fallimento. Così come c'è il canto del cigno, io tutto felice, adesso ho gli SMS, posso dominare il mondo. Nel 2007 c'è il canto del cigno di blog e YouTube. Mi comincio a immaginare di poter aprire un blog in cui raccontare le mie vicende. E c'è un caso che fa pensare che nel 2007, qui adesso pesco un'esperienza condotta da un sociologo di famiglia, un mio omonimo che si occupa di sociologia delle relazioni internazionali. Allora succede un fatto molto interessante, che adesso vi faccio vedere. Un imam non fondamentalista, il famoso Khatami, che in qualche modo era l'esponente dell'islamismo moderato nell'Iran, il 12 maggio 2007, ficcatevi nella testa le date perché sono importanti per questo mio terribile inseguimento, nel 2007 arriva Udine e che cosa fa? Il suo uditorio radical chic, tutto entusiasta di poter fraternizzare con questo imam moderato, tutta l'opinione pubblica si accosta a lui, uomini, donne, cose oggi inaudite. Che cosa fa l'imam? Ecco il suo errore fatale. Qual è? Vi state accorgendo dell'errore dell'imam? Stringe la mano a una donna. Non l'avesse mai fatto. Udine, nasceva uno di questi straordinari festival della cultura, vicino e lontano, condotti dai nostri colleghi etnoantropologi che sono di grandissimo spessore e spesso organizzano eventi di questo tipo. Nasce un putiferio, nell'Iran esplode l'ira del fondamentalismo estremo, però ancora nulla rispetto ai fatti di oggi. Parlare di fondamentalismo estremo iranico nell'Iran del 2007-2009 è parlare della roba dei innocenti. Il figlio omonimo, che si occupa di sociologia delle relazioni internazionali, scrive un libro su questo aspetto, un libro, poi si occupa. Che cosa succede? C'è, su YouTube esplode l'ira degli avversari dell'imam. Il caso delle strette di mano proibite, dove se ne parla? Nei blog e su YouTube. Allora io dico, ecco, mi devo avventurare, ora devo aprire un blog, devo capire cos'è YouTube, e siamo nel 2007 e questo grande evento, vi darò poi gli estremi, la reazione, siamo esattamente il 12 maggio, il 3 maggio sbarca a Roma, viene accolto da D'Alema, da altri notabili, fa un giro pastorale per l'Italia, tutti questi festival curiosi. Quindi ci sono vari risvolti e tutto appare su un medium che oggi, diciamo, dico che ha fatto il suo tempo, YouTube esiste ancora, ma in un contesto completamente nuovo e diverso, trainato dai social network, eccetera, non come pura immagine, mentre allora lo percepivamo in un'altra maniera, come una pura espressione iconografica,
di internet, non come un elemento di interazione, come un elemento di dialogicità. Era sempre un mezzo passivo, un mezzo da guardare, da vedere. Eppure allora comincia questo. Potete interrompermi perché non perdo il filo. Se avete qualche domanda che mi consente anche di modificare, di intervenire, fatelo subito. State comprendendo che sto facendo questo percorso cronologico dal mio punto di vista delle date chiave. C'è quindi un ruolo del blog di YouTube ancora nel 2007. Nel frattempo nascono i social network, vi risparmio tutta la storia di Zuckerberg eccetera, che la conoscete a memoria. Poi faccio un altro viaggio, tutto mi succede in viaggio. Nel giugno 2009 vado negli Stati Uniti e mi fermo, un ritardo enorme a causa neve, non era neve, non mi ricordo che cosa, anche negli USA c'è ritardo. Nel giugno 2009, risultato elettorale delle elezioni del 12 giugno, vince Ahmadinejad con il 63% dei consensi, ma le piazze di Teheran diventano il teatro quotidiano delle proteste dei giovani universitari e intellettuali, ma come? Con Twitter. È il maggio del 2009. Mi ero appena quasi illuso di avere agguantato, diciamo, un livello di alfabetizzazione con questi libri, ma bisogna fare un altro passo. Twitter diventa essenziale. Vengono utilizzati, in sostanza l'opposizione utilizza i social network, Facebook e Twitter e i blog per cercare di evitare la censura che lo Stato stava mettendo in atto. Quindi nasce un uso politico che poi verrà potenziato dalla primavera araba del 2011 e così via. Salto alcuni passaggi, quindi sintesi, non sto finendo. Cerco di recuperare il dato la speranza, ma ora la disilludo. Cerco di capire che sta succedendo in quegli anni. Quello che a noi interessa non sono solo queste, le date sono il punto di quadro, la punta dell'iceberg di fenomeni della riorganizzazione del sapere, che è stata affrontata da un collega, anche da Poli recentemente, ma a Poli arrivo dopo. Si comincia con un concetto di cyberspazio del 91. Ecco, prima registrazione del cyber, che cos'è? Spazio è la rete in quanto luogo di comunicazione, di incontro. Si vedeva già una prima evoluzione. È chiaro che non c'era una consapevolezza di questo. Quindi qui rimando a un volume molto interessante uscito nel 94 per un'antropologia del cyberspazio. C'è chi vedeva già nel 94 in internet non solo un'entità statica, il sito da consultare, dove si trova l'ufficio, cosa vende il nostro fornitore, eccetera, ma un mondo nel quale i singoli, guardate che intuizione, nel 94, me lo ha riportato il collega e amico Franco Del Campo, direttore del Corecom del Friuli Venezia Giulia, che interviene ai nostri corsi di comunicazione istituzionale e internazionale, in cui coinvolgiamo molti colleghi. I singoli possono costituire gli uni per gli altri una sorta di enciclopedia vivente, stringere amicizia, cooperazione. Questa nuova dimensione della comunicazione dovrebbe permetterci di condividere. Internet, la rete come condivisione. C'è già chi lo intuiva, io non lo intuivo. Ma questo studioso lo intuiva. Ma ce n'è un altro, un certo Belardi, nominato casualmente dal collega Poli, aveva la medesima intuizione. Nel 96, due anni dopo, lo studioso tunisino, adesso lo posso dire troppo che la c'è più, quindi posso più tirarmi a dire che l'ha detto due anni dopo, ma forse l'ha pensato prima. Ma cosa dice Belardi nel 96? Il potere è in un volume, il dialogo, lingua e dialogo si intitola. Dunque, solo l'accesso a internet ad altre configurazioni di internet eccetera consentirà la bignivocità del comunicare, intuisce cioè che non è solo eppure in quel periodo internet non ha relazionalità. Io guardo il sito A,
l'amico B guarda il sito B e non comunichiamo, al massimo comunichiamo col webmaster per dirgli qualcosa. Però Belardi, Levighe e altri studiosi intuiscono che si possa creare più univocità, si può arrivare a dire che ciascuno possa crescere insieme con gli altri, perfino con altri non noti di persona, cioè considerato come una ipotesi, ma lo intuisce e io non l'avevo. E tutto questo mi fa piacere, perché anche i linguisti, cioè non addetti ai lavori, abbiano colto, ecco, si tratta di saperi che non sono dominio di nessun perimetro, di nessuna recinzione disciplinare. Qui, guardate, è in gioco la riorganizzazione della conoscenza. Stiamo vivendo un momento molto bello. Intuito poi, come ora vedremo, passano 4 anni, Raffaele Simone nel 2000, con un libro che fece epoca, e per molti un certo contraddittorio, ma dobbiamo riconoscergli questa capacità di intuire, non di intuire, perché Belardi c'era arrivato prima, perché ci sono quelli che intuiscono, ma magari non riescono a dare codificazione al e invece Simone, facciamo vedere l'immagine perché è sempre bene vedere il libro, la terza fase nel 2000, forme di sapere che stiamo perdendo, ma implicitamente forse altre le stiamo acquistando. E questo risultato, questa riflessione viene condotta ancora in una fase di web 1, non di web 2.0. Quindi ci sono degli elementi illuminati capaci di ripensare la struttura del sapere, di capire che si sta aprendo una terza fase rivoluzionaria, prima ovviamente la scrittura, questa è la prima fase, poi c'è Gutenberg, è la seconda fase, poi ovviamente questa terza fase in cui dobbiamo riscrivere l'algoritmo, codice di apprendimento che non è più sequenziale, che spesso è disordinato, ipertestuale, con rimandi incrociati continui e costanti. Cari studentesse, cari studenti, io voglio sapere la vostra esperienza di costruzione, per esempio, della tesi, che è cosa del tutto diversa da come la costruivamo noi, ma io non criminalizzo nessuno, cioè voglio solo capire. E dobbiamo cercare di renderci conto insieme di riuscire ad assemblare, a sintetizzare, a portare ad una armonia tutte queste varie forme di approccio alla conoscenza. Guai a demonizzare l'approccio, la consultazione di Wikipedia, cioè, perché no? Però verifichiamo la parte, se non faccio il didascalico. Per poi la scomoda posizione del didascalico. Bene, Raffaele Simone, lo cito attraverso Diego Poli, che ha trovato un passaggio testuale, interessante, che poi ha riportato in un lavoro pubblicato nel 2014 negli atti, nella giornata di studio, ricordo, di Guzmani, di cui mi ha fatto davvero tanto piacere. Ecco, vedete, i nostri maestri che lui ha evocato all'inizio, ricordo. Spezzatosi tale filo, Poli cita, in realtà è Poli che parla, dice: c'è una fine di un'epoca segnata da un'espressione linguistica formulata per mezzo di discorsi organici organizzati in termini proposizionali, dice Poli nel 2014. Riflettiamo su questa frase: è finita o sta finendo, o forse potrebbe finire, un'epoca caratterizzata da un'espressione linguistica formulata per mezzo di discorsi organici. Questo sta accadendo. E cosa diceva Simone? Spezzatosi tale filo, la connessione e la linearità implicite della causalità cedono alla sinteticità compresa nella simultaneità. Informazione contenuta in bit, eccetera, in quanto lo stesso bit rappresenta l'unità di definizione di uno stato logico trattabile nella sequenza operata con un supporto informatico. Ma al di là di questo, ecco, ricordiamoci questa terza fase in cui il sapere non si costruisce più come prima. E nasce, ecco qui, Poli 2014, c'è un'altra riflessione.
riflesso sociale di questa, quindi non c'è solo un riflesso cognitivo, ma un riflesso sociale, socioculturale, importantissimo. Sta nascendo una nuova cittadinanza, dice Bobbio, che è individuabile nella collettività virtuale della retinanza, dice con orrendo neologismo Bobbio. Traduce netizen con retinanza, però mi è piaciuto perché ha fatto una parola macedonia, io adoro le parole macedonia, perché poi Raffaello fa subito se ne fosse. Le proiette da diffusione, allora poi tutti diciamo retinanza agli studenti, una parola coniata da fuori che sintetizza net retinanza, cittadinanza, parole, in realtà il termine tecnico preciso è blend, parola che prende due spezzoni, lui ha preso due spezzoni, li ha amalgamati e ha formato spezzati, e ha fatto una parola spezzata, una parola macedonia. Ma non era stato il primo, perché vedete, queste menti fervide lavorano non consultandosi reciprocamente. Un anno prima di Poli, ma forse contemporaneamente, Michele Mirabella, persona che magari è grande divulgatore, non sarà un genio, però io lo apprezzo, è un carissimo amico, ottimo divulgatore, in un libro intitolato Lo spettatore vitruviano, pubblicato nel 2011, ripercorre attraverso il passaggio dall'urbe al villaggio globale le stratificate trasformazioni che hanno portato all'identificazione di un nuovo cittadino, il nettadino, immerso nella, ecco un'altra parola macedonica, ricordatevi, retinanza, nettadino, immerso nella polifonica pluralità di voci trasmesse dai media, spettatore e attore, spesso inconsapevole di una società sempre più dello spettacolo vincolata al potere comunicativo del mittente. Qui è un po' laudato dallo tempo di Sacra. In realtà ci sono dei valori positivi. Sta nascendo un nuovo soggetto sociale. Il nettadino è chi si deve impossessarsi in modo attivo degli equilibri sociali, deve poter intervenire, non deve essere semplicemente un ricettore, ma costruisce il sapere, costruisce la partecipazione. Quindi la rete diventa un valore positivo di cittadinanza. Saputa gestire, diventa non un'arma, per carità, è uno strumento positivo di crescita. Come un tempo era l'alfabetizzazione, negli anni 70, l'immigrato del sud a Milano, ecco, parlo di immigrato digitale, allora c'era l'immigrazione interna, oggi c'è l'immigrazione esterna, l'immigrazione interna era una crescita sociale. Ecco, andare a Milano significava, ecco, cercare di superare l'emarginazione linguistica e culturale. Non posso far vedere qualcosa nei siti come avrei voluto, ma qualche altra immagine. Poi ci sono anche le... Adesso ho superato il 50%, potete quindi immaginare che già ho rotto il ghiaccio. Come si chiamano? Adesso andiamo alle pertinenze linguistiche. Prima che Francesca Chiusaroli introducesse il macro concetto delle scritture brevi, le scritture brevi esistevano ma non si chiamavano così, come sempre i concetti, ricordo un bel libro, un bel intervento di Berrettoni, un nostro autorevole collega storiografo della linguistica, che scrisse un bellissimo articolo quando i verbi non avevano l'aspetto, cioè noi scopriamo delle categorie linguistiche e non linguistiche, diamo esse un nome e improvvisamente ci si squarcia il vero, vediamo le cose. È importante dare nome alle cose. Quindi oggi sto cercando di portarvi sulle denominazioni, sui nomi, perché ci aiutano a capire le cose. E quindi anche scritture brevi ci aiutano a capire le cose. Quando ha detto scritture brevi Francesco Chiusaro, le ho viste tutte in una luce nuova, ma non è che non c'erano prima, però ce le ha fatte vedere in una maniera diversa. Prima fino a quando, poi mi direi il giorno, mese. 2010, devo ricostruendo la genesi delle scritture, anche l'anno 2010-2011, ma prima io non lo sapevo, allora ricorrevo alla metafora del parlare spedito di Paola Elena Pistolesi, prima ricercatrice, studiosa che ha
pubblicato un libro con questo titolo, che diciamo così è diventato il comune denominatore, l'elemento unificante di questi nuovi media e delle forme di velocizzazione della scrittura. Prima ancora c'era stato il Netspeak, introdotto nel 2001, l'internet, ecco, un altro modo di denominare poi vi darò anche una sitografia che vi vedete da soli, adesso qualche altra immagine in cui anche c'è un ruolo di una piazza, due piazze a confronto. Adesso vi faccio vedere una cosa, ma non vi dico qual è la differenza, è un gioco intellettuale. Cosa c'è di diverso in queste due piazze del 2005 e del 2013 che sto per farvi vedere? Si vede subito, ma io non me ne ero accorto fino a quando Roberto Masiero l'anno scorso, tenendo il corso di comunicazione istituzionale, non ha tirato la mia attenzione. Guardate queste due piazze, 2005 e 2013. Che cosa rappresentano e che cosa succede? Uno di voi si alzi e mi commenti questa immagine. Due immagini singole, forza, un volontario, una volontaria. Avete capito di cosa si tratta, ovviamente, no? È la stessa piazza, Piazza San Pietro, nel 2005, quel famoso 2005 in cui io ero in viaggio a Pescara e non mi avevano fatto andare a Roma, dove io volevo prendere il ritorno, mi impedisce il presidente del consiglio dell'epoca, non mi ricordo come si chiamava, fa arrivare un messaggio, se non puoi andare a Roma a prendere il treno, devi tornare via Macerata, da Pescara. Funerali del Papa Wojtyła, credo da 7, novembre del 2005, e questo invece è 2013, coronazione di Bergoglio. Che cosa c'è di diverso nelle due piazze? Osservate ovviamente le foto, i tablet, l'iPad, l'immensa proliferazione di fotogrammi quando si affaccia dal balcone del Bergoglio. Quindi osservate queste due piazze comparativamente, cosa è successo in 8 anni, come si è alloggiato, per la formula cui ovviamente io sono il Papa venuto da lontano, no? Ogni Papa ha la sua formula che provate a preparare molto attentamente, non crediate che nulla viene improvvisato. E c'è un altro Papa da ricordare, adesso voi penserete che io veda tutto attraverso il Papa, cioè, ma è l'idea che perché se lo fanno anche i Papi, cioè ci deve essere qualcosa, perché anche un altro Papa entra in gioco, in modo, ma commentiamo questa, prima di parlare dell'altro Papa, questa foto è importante, sono le immagini simbolo di una società che cambia. E non c'erano ancora probabilmente i selfie che verranno fuori nella seconda metà del 2013. Il selfie, parola diciamo che c'è già, ho consultato l'Oxford, esiste già da prima, ma viene codificata nel 2012, ma in Italia arriviamo sempre con un po' di ritardo, prima arrivavamo con 20 anni di ritardo, ora arriviamo con un anno, che però nell'era informatica equivale a un'era. I selfie si diffondono nell'estate 2013, poi si diventa il simbolo sul taglio, se non è errato, la parola dell'altra e così via. Ecco, questa sono un po' appunto, stiamo perciò percorrendo. Ecco, questa, qui quando vedo questa piazza nel 2013 io mi sento un po' a disagio, ma mi ero anche sentito a disagio nel marzo 2013 quando al convegno di Lignano e quando alcune colleghe sono arrivate con hanno ripreso tutto come adesso un convegno con l'iPad, con la tavoletta e la Paola Cotticelli che ha tutte le immagini del convegno sul tavoletto, ma io queste
cose c'è qualcuno che le aveva previste, abbiamo visto intellettuali capaci di prefigurare, ci sono altri intellettuali che non sono capaci di prefigurare. Osserviamo nel libro. Nel 1990 un amico comune mi regalò questo libro, in cui si poteva immaginare ciò che sarebbe successo nel XXI secolo. Era un libro che ebbe un audience, un successo enorme. Girò moltissimo. Le nuove tendenze per gli anni 90, io lo ricevetti subito, in omaggio, quando ricominciai a lanciare, a capire come mi potevo preparare per cercare di intercettare l'innovazione. Non è successo nulla di quello che c'è scritto lì. Se andiamo a vedere, suggerisco come tema per una possibile tesi, l'indice analitico non ci tenne in rete, nemmeno una parola informata. Friends per un nuovo millennio. Quindi dico cosa pensava lui che sarebbe successo. Beh, dice genericamente dalla società industriale alla società dell'informazione, non spiega molto. Dalla tecnologia forzata all'alta tecnologia, dall'economia nazionale all'economia mondiale, dal breve termine al lungo termine, dall'assistenza, insomma, elenca una serie di fatti, ma non coglie tutte le connessioni che pure si stavano ascoltando o si stavano procedendo. Quindi a volte c'è la possibilità di prevedere, di intuire, ma a volte no. Questo libro che è un successo enorme. Leggiamo insieme qualcosa sulla rivoluzione delle lingue, in velocità. Nemmeno questo libro riesce a prevedere, pubblicato nel 2001 in traduzione italiana nel 2005, ci dice che a livello tecnologico internet ha ripreso a circolare, pochissime persone hanno cominciato a servirsene, parla di rivoluzione ma non coglie ciò che sta succedendo oggi. Userà il termine Netscape, ecco, questa è la novità. E introduce il termine comunicazione mediata da computer, comunicazione elettronica. Parla di aspetto rivoluzionario e linguistica, ma non coglie tutto ciò che succederà realmente dopo. Io direi che il 2005 è la data limite da considerare. Adesso mi avvio a una riflessione rapidissima sulla riconfigurazione dei concetti linguistici con cui eravamo cresciuti e che abbiamo dovuto rivedere alla luce di ciò che è successo. Qualche piccola variazione l'abbiamo dovuta fare. Se vedo le mie dispense degli anni 90, le ho dovute modificare a proposito di alcuni concetti che adesso ti dico in breve, avviandomi verso una conclusione volutamente anticipata, perché ci terrei che ci fosse qualche domanda e qualche vostro intervento. Quali sono le pertinenze linguistiche? Beh, ecco il Papa che non avevo citato, ecco. Come sempre, canto del cigno, prima di dimettersi passa a Twitter. Ecco il Papa Ratzinger, mi sono sempre chiesto, quando il 12 di dicembre si fece convincere a uscire su Twitter e si formò l'hashtag, e di lì a poco si sarebbe dimesso a febbraio. Allora è un fatto psicologico molto importante, aveva già maturato quest'idea, naturalmente lo convinse a passare a Twitter, cioè, perché forse non era intellettualmente pronto per questo tipo di rivoluzione mentale. Di lì a poco si dimette. Ecco, non è mai stato fatto questo ragionamento, perché sembrava che avesse fatto una, qualunque sia il nostro, giudizio, non stiamo giudicando nessuno, figuriamoci un Papa. Però notare che c'era stata una sua apertura, questo Papa che poi vive un momento tormentato, tutto il Papa emerito, il 12 dicembre, il 3 dicembre riceve l'hashtag, il 12 dicembre lo usa per la prima volta e io a lezione racconto ai miei studenti di questo grande episodio e poi vado, torno a Udine da Corinzia e per strada gli studenti mi telefonano e dicono ma si è dimesso. E poi io credo che l'avevo presentato come innovatore nell'informatica.
e quindi vedete che cosa succede, con quante date abbiamo evocato su questo grande. L'estate, confermo l'estate 2013 per la popolarizzazione dei selfie, qui avrei citato molti siti, avrei fatto vedere altri siti che, anche dell'Accademia della Crusca, grandissima rivoluzione, l'Accademia della Crusca, voi immaginate un'istituzione paludata, attenta alla lingua così com'era, no, ecco, devo dire con la gestione Maraschio, l'Accademia della Crusca e il suo sito internet sono un laboratorio di ricezione dell'innovazione, mi pare che hanno ricevuto, seguono scritture brevi, allora ricordiamoci questo, l'Accademia della Crusca conosce le scritture brevi e ha registrato tutte le innovazioni, anche l'hashtag ne fa la storia, guardate il sito dell'Accademia della Crusca, ci sono dei ghostwriter molto bravi. Quindi le svolte cognitive in qualche modo le abbiamo viste, il mio inseguimento disperato l'avete condiviso, l'avete compreso, questa mia interiore frustrazione con cui riesco però a convivere. Non riesco a farvi vedere un importantissimo sito, ma guardatelo appena possibile, http 015 info più traffic.com. Poiché questo è l'anno delle Expo di Milano, sappiate che c'è un sito importantissimo per chi andrà a Milano per qualsiasi motivo, che riunisce tutto ciò che accade in tempo reale, eventi, traffico, ritardo dell'intercity proveniente da San Benedetto del Tronto, dove trovare un taxi libero. È un sito che sulle prime mi apparve come drammaticamente ipertrofico, ma pian pianino lo sto scoprendo, è chiaro, poi il navigatore poi fa la sua parte, però questo sito è straordinario, non ve lo posso far vedere, ma è bello che io vi possa lasciare con un desiderio, ecco, così non vi appago tutto ciò che avreste voluto sapere. E la gestione del traffico eventi è il presidente della fondazione Would You Think, che è uno dei nostri docenti del corso di comunicazione, ha costruito questo sito. Cercate di prendere nota, è un dominio di terzo livello per cui non c'è il doppio, il triplo W, ho detto bene così, no? Terzo livello, importante dirlo bene in modo tecnico, sì. Mi avvio alla conclusione con non cito l'ontologia del telefonino di Ferraris perché questa la conoscete tutti. Ma non posso però fare meno di raccontare come fosse bello vedere la reazione dei ragazzi davanti al centro della città prima dell'avvento del cellulare, alla piazza Municipio, come luogo in cui darsi appuntamento prima che arrivassero appunto i cellulari. Questo era il modo fisico dell'incontro. La sitografia comprende il ruolo del blog con la vicenda di Katami, ecco la sitografia che avete desiderato vedere. Debutto di Papa Ratzinger su Twitter, la Repubblica del 12 settembre 2013 da hashtag rottamatore la nuova lingua degli italiani, anche i riflessi, ecco questo è importantissimo, riflessi negli equilibri linguistici mondiali, grazie alla rete l'inglese non è così pervasivo, stanno venendo su altre lingue come lo spagnolo, l'olandese, la mappa delle lingue più influenti potrebbe subire forse un riequilibrio, quindi questa nostra, questo strapparsi dei vesti sull'inglese dominante non è così, perché l'uso della rete non segue meccanicamente la lingua di maggiore diffusione, di veicolazione internazionale. Questo era uno dei primi effetti pertinenze linguistiche. Abbiamo visto il macro concetto che ora è scritture brevi, non è più parlato spedito nel NetSpeak. Ecco la nuova lingua degli italiani, vi confrontate quotidianamente con parole nuove di questo lessico, di cui vi ho dato solo una parziale illustrazione, e quindi la vostra mente si apre a nuovi concetti, il vostro
inventario lessicale, il vostro vocabolario di base è molto più ampio del mio, e questo è positivo, è importante dominare, ma soprattutto ancora una considerazione: intercettazione di tendenze già in atto. L'innovazione non è mai violenta, rispecchia una domanda, è un po' come il principio della domanda e dell'offerta. Questo principio di Apple si chiama il principio di conformità strutturale, che qualcuno in prima fila ben conosce, finge di non ascoltare, ma se c'è la tendenza alle scritture brevi, non l'ha prodotta l'informatica o comunque il lessico che ruota attorno ai nuovi media, ma c'è anche una domanda: come mai da qualche tempo a questa parte qualcuno dice io sono disponibile H24, mentre io rifletto, perché questo mio amico medico dice sai io faccio lavoro H24, sì hai ragione, e rifletto però nello stesso tempo che io avrei detto 24 ore su 24, il mio amico medico dice sai io lavoro H24. Allora chi ha cominciato per primo? Sono i nuovi media che hanno introdotto questa tendenza alla velocità, alla prevenzione, alla rapidità, o c'è già una domanda di brevità, di dinamismo? Altre ricerche, non voglio tediarvi, ma si dice che oggi tutti sono mentana, scusate questa espressione, mentre prima mentana era colui che parlava, aveva una velocità di eloquio la più elevata rispetto a tutti gli altri speaker, oggi è quasi più lento degli altri. Basta sentire le telecronache di Sky in cui devo stare in piedi per capire cosa sta succedendo, perché continuamente la partita si evolve, io seguo costantemente e mi accorgo che il risultato è cambiato. E su questo ha parlato Giovanardi in un articolo, non è un politico, è un collega italianista, che ha parlato in un articolo su lingua e identità, sulla velocità delle lingue. Esattamente. Monoglobalismo e monolocalismo, che poi alla fine è la bibliografia, perché faccio la sitografia, ma anche la bibliografia non è vietato fare la sitografia nelle tesi. Non crediate che i professori vi guardino sotto un occhio negativo, l'un poi l'altro, zero virgola. Ecco, l'altro giorno ho sentito zero virgola, Renzi ha detto zero virgola. Dove l'ha detto? Adesso cerco la frase con lo spotlight. Vado nello spotlight, sapete che cos'è? Un motore di ricerca interno al computer, e vado a vedere Macerata, viene sempre Macerata. Zero virgola è stato detto durante il Consiglio dei Ministri da Renzi, in cui ha detto a proposito di un ministro, però tu che conti lo zero virgola non hai futuro, non ti risparmi riferimenti. Zero virgola, prevenzione, cioè conti dello 0,2 dello 0. Allora sto dicendo, si stanno diffondendo delle tachicologie, tachigrafie, in base a, bisogna capire se sono i nuovi media ad averli prodotti o solo, come dire, intercettati. Poi c'è anche un riassetto qui, l'ultimo sarebbe qui, linguistici mondiali, l'architettura della variabilità che mettevo nelle dispense fino al 2005, ho dovuto aggiornare, sapete, i materiali di tipo dispense nel senso buono, materiali didattici che utilizziamo a lezione, la variabilità di Amesi, dicesi variabilità di Amesi, la variabilità dipendente dal mezzo scritto, parlato, le due grandi polarità, e poi ci sono le polarità interne, che mi ero costruito diligentemente uno schema illustrativo di tutte le transizioni dello scritto, l'ho dovuto riscrivere tutto a seguito delle loro innovazioni, e persino hanno saputo trovare, adesso pare che sia stato Antonelli o Pratovetto che richiama, hanno introdotto la variabilità di atecnica, e io cerco sempre di pubblicare la dispensa perfetta e non riesco mai a farlo, perché ora mi hanno complicato anche la variazione diamesica, che è quella dipendente dal mezzo, perché la lingua è in stretta interdipendenza con tutte le possibili testualità, e allora dovrò l'estate prossima
aggiornarla, ripensarla e continuare il mio tormentato inseguimento.